Aperta a questo mondo meraviglioso che è il nostro, il mondo dello spettacolo, del cinema, della televisione, del teatro, del doppiaggio. E che dire, vogliamo dare un consiglio a questi ragazzi che iniziano a intraprendere una strada, insomma, tortuosa, difficile, ma sicuramente bella, appassionante. La cosa che mi viene in mente, perché ognuno poi parla un po' della propria esperienza, è quella di, secondo me, di... che vedo purtroppo spesso nei ragazzi, nelle generazioni attuali che vogliono iniziare a fare lo spettacolo, innanzitutto di cercare di individuare quale forma di spettacolo, perché c'è chi dice vorrei fare spettacolo, però magari pensa voglio fare uomini e donne, oppure Grande Fratello, oppure c'è un po' di confusione, dove il pensiero dominante è quello di arrivare subito, quindi entrare e diventare subito un personaggio noto, conosciuto, a prescindere da quello che fa. Io credo che invece la cosa da fare è iniziare veramente e accontentarsi di poco, ma di poco davvero. La cosa difficile sicuramente per un giovane dice sì, vabbè, ma dove dobbiamo andare? No? Esatto. Dove andiamo? Dove iniziare? Facciamo, no? I casting, perché chi vuole fare le fiction, chi vuole tentare così, e quindi le agenzie, bisogna andare in agenzie, conoscere quali sono le agenzie serie, perché ci sono anche agenzie, quelle che ti dicono, però se vieni da noi e paghi tot soldi così, esatto, Poi noi ti garantiamo il lavoro, non è vero, non ti garantisce nessuno, mai. Esatto, nulla, per cui trovare delle agenzie serie, l'agenzia seria può darsi che non vi faccia lavorare immediatamente, però bisogna sperare che almeno vi facciano fare i provini, i casting, eccetera. I provini sono tanti e può darsi che non si inizi subito, quindi molta gente inizia a lavorare facendo altri lavoretti, altre cose, eccetera, quindi si mantiene un po', perché dice sì, vabbè, parli bene tu a dire che devi iniziare piano piano, ma poi come viviamo? Purtroppo non si può dire devi lavorare, se entro 4 mesi non lavori, come faccio poi a mantenermi?
Allora pazienza, no, allora forse non è questo il lavoro da fare, perché il lavoro dell'attore in generale è un lavoro che comincia, può cominciare a 6 anni, a 12, a 20, a 40, a 50, può iniziare in qualsiasi momento secondo me, però l'importante è crederci tanto e sapere cosa vuol dire recitare, entrare nei personaggi da interpretare e poi dopo arrivarci gradatamente secondo me, sì. E non pensare, cioè, qua devo guadagnare questo, qua devo guadagnare quell'altro. Si arriverà anche al guadagno, però ci vuole tempo. Quindi non aver paura di dire se entro 2 anni non mi chiamano, se non faccio nulla mollo tutto. Se vi va mollate tutto, ma se ci credete veramente può darsi che la cosa buona scatti dopo. Quindi Bisogna crederci fino alla fine, e soprattutto un consiglio proprio grande che vi possiamo dare, due grandi professionisti: studiare tanto, partire sicuramente dal teatro, dalla professionalità del teatro, quello che è lo studio del teatro, del cinema, della televisione, perché poi sono branche diverse, settori diversi, ma che hanno bisogno di uno studio diverso l'uno dall'altro, come il doppiaggio anche, e quindi ci vuole una grande preparazione, perché oggi c'è tantissima competizione, ci sono tantissimi ragazzi e ragazze che comunque hanno anche una grande preparazione a livello di canto, a livello di ballo, di recitazione. Insomma, ultimamente sto andando a teatro spesso a vedere dei musical importanti italiani, dove vedo con grande piacere che c'è un impegno grande da parte di questi ragazzi e c'è una grandissima preparazione. Quindi di base assolutamente ci vuole una formazione importante, dopodiché si può pensare a fare un percorso lavorativo e a cercare di entrare nel settore. Allora, vorrei dire che faccio dei convenevoli, insomma, per iniziare, nel senso che vorrei dire che è stato questo il terzo o il quarto per me, il terzo anno forse. Terzo anno. È il terzo anno che sono qui, e non lo dico perché sono in questa scuola e sono davanti a Alessandro Serafini, ma ci tengo sul serio a dire che questa scuola è inutile. Non porta niente, è una cosa dove i ragazzi vengono illusi e quindi allora andiamo indietro. No, scherzo ovviamente, ma confermo esattamente tutto quello che no, dico che è una scuola che troviamo seria, perché ho avuto la prova proprio oggi tornando di sentire, di ascoltare i ragazzi che c'erano lo scorso anno, gli scorsi anni, e li ho trovati assolutamente cresciuti, gliel'ho anche detto, li ho trovati migliorati, quindi vuol dire che hanno lavorato, vuol dire che hanno avuto questa esperienza lavorativa, è stata utile o utile. I ragazzi nuovi mi hanno sorpreso perché è come se fossero stati già selezionati in qualche modo, perché sono comunque a un buon punto e quindi hanno la predisposizione, direi tutti quelli che ho sentito oggi, di poter tentare questa strada, che è una strada non facile sicuramente. Una strada difficile, quella dello spettacolo in generale, quella del doppiaggio lo stesso fa parte dello spettacolo, però io credo che se uno crede sul serio a questo tipo di lavoro deve farlo, perché noi non siamo dei marziani che abbiamo fatto questo lavoro, siamo delle persone che hanno detto alle loro famiglie a un certo punto, no? Hanno detto vabbè, che poi in famiglia sono tutti artisti. Buonasera Monica. Ciao amore, io mi ti ricordo invece l'altro anno, sai? Che mi avevi fatto levare gli occhiali da vista, perché mi hai detto levati gli occhiali che stai meglio senza occhiali. È vero.
l'ha doppiata, ho visto Tutankhamun. Sì, Tutankhamun, il bambino. E tu come hai fatto a doppiarlo che ero maschio? Spesso mi fanno doppiare maschi. Non so, non me lo chiedere, però... è una prerogativa, insomma. Spesso e volentieri mi fanno per i maschi. Adesso un po' di meno, perché insomma l'età mia poi anche basta. Sì, Monica, perché nel doppiaggio succede questo, che ti chiamano, dici aspetta, vediamo un po', qui chi chiamiamo, però lo so, perché c'è Angelina Jolie, dice quell'età lì. Sì, chiamiamo Monica Ward, fai conto, perché... è quell'età giusta, ma in realtà potrebbero chiamare lei anche per fare un bambino di sì, 6 anni. Rossella Izzo giorni fa sta facendo una serie americana in ciccia a attori veri, e mi mancava una bambina di 7 anni, mi chiama e fa: Monica, ti prego aiutami, questa bambina, vado e la faccio. Dopo una settimana mi richiama e fa: senti, c'è sto bambino, c'ha 4 anni, non viene, so. Volte faccio: ciao Monica, sono le 10. Allora dai, ci vediamo domani mattina alle 7. Ci facciamo so vedere alle 7 e ci vediamo, poi andiamo tutti quanti a cena. Ciao Monica, sono io, ci vogliamo vedere più tardi. E niente, quindi proprio a divertirsi, a cambiare, sì, sì, a cambiare le voci. E questa è anche una delle cose meravigliose veramente del nostro mestiere. Sì, alla fine è un mestiere che ti tiene veramente sempre vivo, insomma. Noi abbiamo dei colleghi nostri molto molto più grandi, colleghi tipo Bruno Alessandro. Ho fatto da poco una lavorazione dove ho chiamato questo attore Bruno Alessandro, appunto, che ha Bruno anche... o Alessandro? Bruno Bruno Alessandro. Bruno è il nome, Alessandro è il cognome. E lui ha più di 80 anni, 84 anni, ed è una macchina da guerra, cioè lo vedi, insomma, c'ha un'età, però viene, non sbaglia un colpo, è sempre brillante, allegro. Quindi la cosa bella del nostro mestiere è che è un mestiere che ti permette sempre di essere brioso, sempre di essere allegro, sempre di divertirti. E questo non ha prezzo, perché se lavori divertendoti tu capisci che alla fine non è più un lavoro, è solo un divertimento. A volte si sente. Ma è anche tu a questo problema? Sì. No, è mio, no. Ah. Oh sì, no, dipende, perché a volte... però se vedi no va bene, Franco, era tutto scritto, vuoi dare il mio grazie davvero di cuore di queste emozioni che ci avete regalato in questi 3 anni e che ci regalerete anche nei prossimi 30.